Buongiorno. E non potevo aspettare di avere altre cose, ve lo dovevo far vedere. Questo è il mio Alpine Bloom. La designer è Kathleen Hunter. Io ho fatto una piccola modifica, come solito, Heidi. Invece di fare le costine, la costina 1 a 1, ho ripetuto il pizzo delle maniche e del collo, che Heidi mi ha detto troppo pizzoso. Quindi non è tuo allora. Ok, No. è troppo pizzoso. È stato un bel lavoro, perché comunque tutto questo sprone. Ah, un'altra modifica che io ho apportato, per me fare lo scalfo manica alla fine dello schema, alla fine del ferrail, sarebbe stato troppo profondo. A me non piace quando alzo le braccia che la maglia si sale con l'alzata delle braccia. Quindi cosa ho fatto? Quando ho raggiunto la mia misura, ho diviso lo stesso le maniche dal busto e ho proseguito dopo con il disegno separato. Ho dovuto adattare un po' qua sotto quello che era la formazione del disegno, ma è andato abbastanza bene. Quindi questo è il mio Alpine Bloom. Lo sta facendo anche Tania, che saluto caramente, e lei ha usato gli stessi miei colori, ma li ha disposti in modo diverso. Quindi presto speriamo di vedere anche il suo. Allora, è stato eseguito con Bellino il nostro filato, che è 75% lino e 25% merino, giusto Heidi? L'ho detto giusto. Un gomitoletto sviluppa 200 metri, quindi è un fingering. Io l'ho lavorato con i ferri 3,25 perché comunque io quando faccio il ferrail ho una mano abbastanza lasca e quindi ho tenuto un ferro più piccolo. I miei colori sono cioccolato per il colore principale e che ne ho usati tre gomitoli e questa è una taglia SM. Ho fatto la seconda come taglia, la seconda del pattern. Ah, il pattern lo trovate su Ravelry, eh. Quindi ho usato tre gomitoli del colore principale e dopo naturalmente ho usato questi uno per colore, che però non ci è andato tutto, dopo ve ne rimane che potete fare benissimo qualcos'altro. Questi sono i colori che io ho alternato per dare questo effetto sfumato che la designer ha dato al suo progetto. Mi sono divertita perché l'ho fatto prevalentemente nella settimana che sono stata in montagna, quindi mi era rimasto il busto da fare e una manica, quindi il giorno di Ferragosto non sono andata da nessuna parte e ho finito il maglione. Ti va bene, Heidi? Siamo state a casa e abbiamo chiacchierato tutto il giorno, eh? Bene. Allora, una cosa che vi volevo dire è che stiamo un po' temporeggiando nel presentare delle cose nuove perché c'è ancora una stagione molto, molto estiva, quindi abbiamo rimandato un po' quello che sono i nostri lanci, Heidi? Beh, ma presto ci siamo, eh? Così vi teniamo un po' in suspense, si dice così? Vi volevamo dire che le spedizioni riprendono regolarmente il 26 di agosto. Giusto? Perfetto. Quindi tu cosa gli dici alle nostre clienti amiche? Non gli auguri niente? No, le vacanze sono finite, Sono cosa? finite le vacanze? Ma non per tutti, dai! Vabbè. Va bene, dai, allora io vi dico sempre la solita frase, uncinettate e sferruzzate che vi fa sempre molto bene. Vi ringraziamo tanto e alla prossima!